Diego Fabbrini, smaltita la delusione per il KO di Brescia. Sì, senza dubbio, anche perché ora sabato abbiamo una nuova partita, è una partita importante, come del resto, insomma, lo sono un po' tutte, e quindi sì, direi definitivamente sì. Cosa secondo te non ha funzionato? Avete rivisto la partita? Sì, l'abbiamo rivista e penso che abbiamo fatto un'ottima partita in generale. Poi ci sono stati degli episodi, ci sono state magari delle cose chiaramente che si poteva far meglio, però penso che a volte, cioè il calcio è così, no? A volte ci sono degli episodi che ti possano far vincere o perdere o pareggiare una partita. Però penso che anche contro il Brescia, che è una squadra forte, abbiamo fatto una buona partita. E comunque stiamo venendo da una serie di partite sempre fatte con delle buone prestazioni. Dobbiamo continuare. Sabato c'è l'occasione del riscatto, un riscatto che potrebbe avvenire prima dello stop del campionato per le nazionali. L'Ascoli sarà di scena, Lecce uscita con il Crotone. Ti aspettavi un avvio del Crotone così difficoltoso? Ricordiamo che è reduce dalla terza sconfitta stagionale del derby con il Cosenza. No, magari non me l'aspettavo, però sai, la Serie B è complicata, è un campionato strano, tutte le squadre possono perdere e vincere contro chiunque, quindi è un po' complicato, però non me l'aspettavo. Hai parlato un po' del campionato di Serie B, come l'hai ritrovato? Tu che sei un calciatore giramondo, hai vissuto tanti campionati all'estero, Spagna, Inghilterra, Bulgaria, Romania, come l'hai ritrovato? No, l'ho ritrovato diciamo, quando ero ragazzo e giocavo qui a Empoli, e l'ho ritrovato migliorato, soprattutto ci sono tante buone squadre, molto competitivo, è un campionato difficile. Il Crotone finora ha segnato 7 gol, 5 dei quali realizzati da Mulattieri. Sarà lui l'osservato speciale secondo te sabato? Ma penso saranno tutti gli osservati speciali, nel senso che il Crotone è, al di là della classifica, è una buona squadra, è una squadra che viene giù dalla Serie A, quindi è una squadra forte, sicuramente non sarà facile e dovremo stare attenti, dovremo cercare di giocare, fare la nostra partita e cercare di vincere. Sei arrivato all'Ascoli mettendo a disposizione del gruppo la tua esperienza, la tua qualità. Sei presenze e un assist. Sei soddisfatto di questo inizio di stagione a livello personale? No, sì, sono soddisfatto. Penso che devo e posso far meglio, però sono soddisfatto. Mi sto trovando bene in tutto e per tutto, quindi son contento. Un giudizio sui tuoi compagni di reparto. Siamo forti, si può far bene. Grazie.